ritardi, cancellazioni, corse insufficienti. E in tutto questo, stazioni inadeguate ad accogliere i passeggeri in questa selva di disagi. Sono i problemi quasi quotidiani che devono affrontare i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, che giovedì 14 marzo si sono ritrovati alla stazione di Pinerolo per manifestare il loro disagio e chiedere, in primis alla Regione Piemonte, di intervenire sui problemi ampiamente noti che affliggono una delle linee più inefficienti della rete ferroviaria. Le nostre parole sono rivolte appunto alla Regione Piemonte che dovrebbe appunto provvedere rispetto alla linea ferroviaria, perché ci sono state tutta una serie già di studi che sono stati fatti per migliorare la nostra linea, come ad esempio il raddoppio selettivo piuttosto che l'eliminazione dei passaggi a livello, e quindi contiamo che vengano tradotte in realtà queste cose, questi studi, queste cose che sono state fatte per avere una linea performante o quantomeno che non faccia quotidianamente ritardi e disservizi. Mi è capitato appunto molto spesso di prendere questo treno e chiaramente è una difficoltà unica, nel senso che anche per chi viaggia, per chi si sposta al di là di Torino, c'è sempre la questione delle coincidenze, per cui chiaramente si passa tantissimo tempo ad aspettare in stazione, ma in generale comunque penso a tutti i ragazzi, già anche solo in primis quelli che fanno parte della nostra associazione, che studiano a Torino e che vivono questa problematica su base quotidiana, veramente una cosa incredibile, ritardi, soppressioni, quando ci sono poi magari la cancellazione del treno a metà della tratta, molto spesso non arrivano i pullman, per cui bisogna chiamare i parenti poi non vengono, insomma è veramente veramente problematico, e questa cosa qui oggettivamente danneggia soprattutto anche noi, tra virgolette, più giovani, che magari molto spesso non abbiamo una macchina nostra. E quindi, cioè, nel senso, siamo forse tra quelli che devono anche poi fare più sacrifici, no, in qualche modo. Io, essendo uno studente che ogni giorno prendo questo treno, arrivo, ho paura, magari non sono sicuro che ci sia il treno e quindi rischio magari di arrivare agli esami in ritardo, di non poter fare gli esami che mi è successo perché il ritardo di un treno, per soppressioni. Questa cosa è inaccettabile. Io sono sindaco da 10 anni a Inasca, di incontri, di progetti per superare e chiudere dei passaggi a livelli ce ne sono stati, insomma, più di uno, e ci sono anche i progetti, c'erano anche dei soldi stanziati dalla vecchia amministrazione lì in regione, poi i soldi sono stati dirottati su altre linee ferroviarie. Il treno è innanzitutto un fattore di collegamento. Cioè, noi chiediamo di migliorare, di potenziare la nostra linea ferroviaria, perché significa anche contrastare lo spopolamento del Pinerolese, in particolare delle aree più periferiche, più montane, e anche per attrarre investimenti, perché avere un buon collegamento ferroviario può anche magari attirare nuove aziende che dovessero decidere di insediarsi nel nostro territorio, che ha tantissime attrazioni, ma oggi ha un grande punto debole. È troppo poco collegato. Il sit-in ha visto l'adesione di numerose amministrazioni dei comuni che attraversano la tratta, ma anche di associazioni di vario genere e movimenti politici di diverso colore, nella speranza di creare un movimento di pressione trasversale alle divisioni politiche o di altro genere. Adesso proveremo, questa volta, visto che con questa manifestazione nessuno ci ha messo la bandierina, quindi tutti hanno l'intento di fare in modo di salvarla questa linea. Penso che il piccolo è bello, ma a volte tante persone fanno numero, e credo che in qualche modo si dovrebbe cominciare a investire qualcosa su questa linea. Non è una manifestazione contro qualcuno, non è un voler dichiarare guerra o quant'altro, ma è proprio un modo per unirci, no? Unire quindi le varie anime della manifestazione, le varie persone interessate al problema, per riuscire a cercare di risolvere. E quindi, se anche c'è in un format, diciamo, un po' più leggero, un po' più allegro, può aiutare anche ad avvicinare le persone alla nostra causa. La manifestazione di questa sera è già un bellissimo segno, perché ci siamo uniti tutti insieme tra partiti, sindacati, organizzazioni della società civile, però a tutti deve essere molto chiaro che la risposta non arriva da un unico interlocutore istituzionale, non è la regione da sola che può risolvere il problema, ci deve essere un'attenzione della regione anche in termini di finanziamenti, ma la regione deve interagire con Trenitalia e con RFI, che sono
sono altre due istituzioni, questa volta di diramazione statale, che hanno una responsabilità enorme sul funzionamento delle tratte ferroviarie. Assolutamente, il momento di oggi potrebbe essere sicuramente un inizio per un qualcosa che avverrà in futuro, si spera, sperando che le istituzioni, la regione, le ferrovie dello Stato, i piccoli comuni, tutti ci ascoltino, sperando che sì, questo sia un piccolo passo oggi per un futuro più roseo e migliore per questa linea.